Toscana bella e buona di Benedetto Ferrara. Le donne, gli uomini, i prodotti della nostra terra. Alle elementari scrissi due temi che sono rimasti nella storia perché sono conservati. In uno scrissi da grande farola calciatrice e disegnai una coppa, la Champions League. In un altro scrissi da grande farola contadina e mi disegnai mentre andavo in un campo di spinaci e davo un concime a mano, cosa che neanche si fa più. Se la vita all'inizio è un foglio bianco su cui tratteggiare i contorni dei tuoi sogni, lei da piccina lo ha fatto lasciando tutti a bocca aperta. Se poi quei disegni nel tempo prendono la forma della realtà, accade che forse a bocca aperta c'è rimasta anche lei, col suo sorriso gentile, mentre cammina davanti a quei desideri, prima scarabocchiati con l'istinto dell'innocenza e poi diventati vita vera, realtà in purezza. Nel mezzo c'è tutto il vissuto di Silvia Fuselli, quarantenne tenace, calciatrice, contadina, ragazza e donna tosta capace di raccontarsi attraverso metafore che brillano di luce propria. Ogni anno si riparte da zero, quindi ogni anno è come se fosse un campionato diverso. Bolgheri è come essere nazionale. Perché Silvia non è stata solo una calciatrice, è stata attaccante della nazionale, dove ha messo insieme 50 presenze e segnato 11 gol. Non pochi, soprattutto se messi insieme a tutti i numeri della sua carriera, in particolare ai 100 palloni messi in rete negli anni della Torres. E poi? Poi quel disegno raccontava di un altro desiderio. Perché Silvia è cresciuta a Castagneto Carducci, nella terra di suo padre, uomo che ha piantato vigne e ortaggi. Eccola la contadina, che insieme alla sorella Stefania ha aperto la sua piccola azienda. Che storia, questa storia. Non sapevo neanche dell'esistenza di squadre di calcio femminile. Per me il calcio era sport, non era calcio neanche per maschio e per femmine. Poi cosa è successo? Mia cugina giocava a calcio e grazie a lei ho iniziato questo percorso, perché andavo agli allenamenti con lei e da lì i miei genitori hanno iniziato a seguirmi e non ho più lasciato. La normale evoluzione e sviluppo di una passione. Però il fascino, questa ammirazione che avevo verso i miei nonni, verso i miei genitori, vederli lavorare, assaggiare quello che poi producevano, è stato quello che mi ha sempre accompagnato in tutta la mia vita. Ovunque andavo mi portavo qualcosa prodotto in casa. Poi quando mio padre ha piantato il primo vigneto e ha chiesto a mia sorella se volevamo occuparci, io l'ho visto come il giusto segnale per tornare a casa e realizzare l'altro mio sogno. Perché questo territorio è un po' la nazionale del vino. Te sai di essere fortunato, ma anche, come dicono gli allenatori, più alzi l'asticella, più si creano aspettative, più aumentano le pressioni intorno. Non resta che tenere fede a quella parola magica che ogni sportivo deve stringere bene salda dentro il cuore. Serve sui campi di calcio, serve tra le vigne che virano verso Bolgheri. Umiltà. Sei lettere e pedalare. Avevo tutto da imparare. Così come ho fatto poi nella mia carriera, io mi sono buttata proprio a capofitto con mia sorella, che tra l'altro è il tecnico dell'azienda perché lei è agronomo. Viviamo entrambe con orgoglio questo fatto di produrre vini qui, però bisogna essere all'altezza, con la propria etica e la propria filosofia produttiva, però con tanta precisione, tanta dedizione e con tanta voglia di migliorarsi sempre. Quello che mi ha insegnato lo sport è questo, si vive la sfida, si vive la competizione, ma si migliora in base a se stessi. I risultati sono conseguenze del lavoro che si fa sempre in vigna o in allenamento o in cantina come in altri settori. Silvia e sua sorella hanno fatto la loro scelta, una piccola giovane squadra al femminile per giocare un campionato di altissimo livello. Silvia era attaccante, ma di quelli coi piedi che conoscono bene la parola fantasia. L'eleganza nella sua natura, il desiderio di distinguersi dal gruppo è l'elemento fondamentale per chi avvia un'azienda in una zona dove il vino è un marchio inciso sulla pelle della sua gente. Così Silvia e Stefania decidono di partire con 3 etichette e di correre spedite sulla strada del Cabernet Franc in purezza, come quando ti arriva un pallone in area e tu lo cerchi rovesciando il corpo nell'aria, in un volo che è una danza e che, se va a segno, non ti resta che ascoltare una standing ovation che si alza intorno a te. Un vitigno che io amo,
lo definisco anche senza compromessi. Quando apri una bottiglia del nostro Cabernet Franc, dici questo qui è un Cabernet Franc. Sicuramente o ti piace o non ti piace, però l'idea è quella di produrre un Cabernet Franc come gli altri vini, che abbiano prevalentemente freschezza ed eleganza, quindi anche una scelta di vinificazione un pochino più moderna, meno, diciamo, marcata di legno, ma sicuramente più elegante. Basterebbe questa scelta a spiegare che quei colpi d'autore, quelli che avevi sul campo, adesso li ritrovi nel tuo nuovo mondo. Itinerante, Artemio Giochessa. Tre etichette che dicono molto, quasi tutto. E gli obiettivi? Nessuno sportivo può vivere senza un traguardo verso cui correre. Una sfida grande è quella di produrre grandi vini, definiamoli così, senza però avere la pretesa di lottare con la natura, perché si può scegliere un percorso, ma poi la natura non la comandi. Quindi secondo me la grande sensibilità è anche quella. Quando dico ottenere il meglio è proprio quello, assecondare quello che fa il vigneto, che fa il clima in vigna, e provare a esaltarlo poi in cantina, che è un po' quello che ci, secondo me, che ci contraddistingue, no? Un po' anche l'energia femminile, questa capacità di vedere sempre il meglio, no? Di avere questa energia positiva. Già, proprio così. Questa era Toscana Bella e Buona. Ascolta le altre puntate dei nostri podcast e seguici su intoscana.it.